e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Everde Gamer e oggi siamo tornati con Ginetta su Extinction per prepararci finalmente per andare a difendere le capsule che cadono dal cielo, i drop. Allora, come prima cosa, appunto, dobbiamo un attimino organizzare la faccenda, perché dobbiamo costruire una piattaforma un pochino più grande sul Quetzal in modo che possa trasportare il nostro esercito dove necessario. E io continuo a pensare che un Quetzal non sia sufficiente. Ora faremo la prova con lui, qualora non ci accorgessimo che non bastasse, ovviamente dedicheremo il resto dell'episodio a pigliarne un altro. Però va bene, banda alle ciance, direi che è il caso di cominciare. Aspetta, aspetta, rigurgitino che mi serve tanto tantino. Si è affamata Ginetta, aspetta, ok. Lei vede le bestie che vomitano e le viene fame. Molto bene, molto molto bene. Ma prima di andare avanti vorrei fare un enorme saluto e mandare un grandissimissimo abbraccio a Daniele Aceti e a Mario Giuseppe Placenti. Un bacione ragazzi! Allora, noi abbiamo messo tutto quello che ci serve in teoria sul Quetzal. Vediamo cosa tutto riusciamo a combinare. Ovviamente sarà semplicemente una piattaforma con delle paretine per riuscire a contenere le bestie ed evitare di perdercele per strada. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ce la possiamo fa... No. Un pochino più a sinistra, Ginetta. Ok, un po' più avanti, un po' più avanti. Così. Così, perfetto. Brava Lilla. Oh, molto bene. Adesso, per espanderla ulteriormente... Ah, no, giusto, abbiamo tutto sul Quetzal. Per espanderla ulteriormente, direi che ci mettiamo i tetti. È storta, ma storta molto questa base. Però vabbè, non importa, cioè chi se ne frega. Tanto probabilmente verrà distrutta. Fa allargare ancora un pochino, signorino. Sì, no, non tanto, però un pochino sì, ok. Fin dove ci fa allargare, io direi che è il caso di allargare. Ah, ok, non mi faceva piazzare il tetto. Di qua abbiamo uno spazio che di qua non abbiamo, però aspetta, fammi vedere un attimo com'è poi la guida. Sai, non ci vedremo una cippa. Non ci vedremo una piccia, una cippa e saremo molto sbilanciati perché mi mancano due tetti. Aspetta che li andiamo a fare immediatissimamente. Dovremmo avere tutto, due me li fai fare? Sì, molto bene. Riesco a piazzarli da qui? Sì. Sì, molto molto benissimo. Allora, la testa del Quetzal è qui, no? Io mi dimentico sempre che ho lasciato tutto a bordo. Dannation. Allora, fammi prendere questo. Ma vediamo se riesco a portare tutto. Sì, siamo un po' pesantucci, ma ce la possiamo fare. Allora, le rampe direi di metterle nella parte posteriore del Quetzal. Una cosa... No, 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 no. Perché? No, non voglio disso. Voglio riprendermi la rampa. Perché? Perché Ark fai questo? Perché? Così, oh. Due. No, e non me ne fa piazzare oltre. Ti odio maledetto. Perché non me ne fai... Non puoi posizionare questa struttura? È troppo distante dalla piattaforma. Ma non è vero, la piattaforma è qui. Dai. Che rabbia però. Io come ce le faccio salire le bestie qua sopra? Scusa, da qua davanti invece, tipo, ti piace di più perché c'è direttamente la base di pietra, forse? Sì, di qua sì. E li facciamo salire di qua, allora, che vuoi che ti dica? Uno per volta ce la faranno. Il Rex non so se ci passa, sinceramente. Aspetta che c'è la testolina del Quetzal di mezzo, ok. Vabbè, ci proviamo. Provo a farli passare dalla testa del Quetzal. Ma povera creatura, vabbè. Scusa, fammi fare una prova con un Fiomia. Anzi, no, facciamo con il Parasauro, che forse sia un pochino più rapidi. Ah, forse non basta la rampa, non è abbastanza bassa. Sali, sali. No, non ce la fa. Ne abbiamo altre rampe, sì. Me le fai piazzare altre rampe? Ovviamente no. Perché? Perché richiede il supporto di fondamenta vicine. Sono lì le fondamenta, non sono poi così lontani. Aspetta, vediamo il momento giusto. Il momento giusto per salire sul Quetzal, dai. Dannazione. No, non riesco a farli salire. Questo potrebbe essere un problema. Vabbè, mi inventerò qualcosa.
Mi inventerò qualcosa. Dai, 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 ce la possiamo fare. In qualche modo facciamo. Prima di piazzare il resto, io direi che andiamo. Mio Dio, la lentezza disarmante di questa creatura. Oh, porca miseria. Oh, porca miseria. E dicevo, direi che ci andiamo ad avvicinare a dove sono, dove è il nostro esercito. Così proviamo intanto a prendere un po' le misure e a vedere soprattutto se il Quasar riesce a caricarseli tutti in groppetta. Sarà una tragedia, una tragedia. Poi con tutti gli animali sopra non ci vedremo veramente niente, ma proprio il nulla assoluto. Dovremo andare molto alla cieca, molto a fiuto. Ecco le mie creaturine bellissime. Ciao patati, come state? Allora, aspetta, aspetta che c'ho già un'idea. Aspetta, atterrami qua, atterra, veloce, ok. Se no, là, là. Dovrebbe andare benissimo così. No, non è vero, non va molto bene. Sono sempre molto sollevati questi cosi. Ah, cacchiarola. Aspetta, facciamo indietreggiare un po' il Quetzal, che ovviamente non indietreggia, che figurati se ci dà una mano il signorino. Tipo così. Sì, così forse ce la possiamo fare. Così forse ce la possiamo fare. Fammi vedere. No, togli la testolina, Lillo. Grazie. Fai passare il signore. Fai passare il signore. Togli la testa. Grazie. Allora, tipo, se io lui... No, aspetta, con calma però. Con calma, ho detto. Se io ti piazzo, tipo, qua. Così. Ecco, e tu te ne stai in piedi. Si spunta la coda, però dovrebbe starci. Molto bene. Allora, dammi la sella, perché mi sa che ne avevo fatta solo una. Quindi ora a uno cerchiamo di portarli sul quad. Non ci starà mai tutta sta gente, mai. Però quantomeno abbiamo trovato il modo di farli salire. Da, ho sbagliato tantissimo. Come non detto, come non detto. No dai, allora almeno così riusciamo a farli salire. E poi vediamo di... Togli la testa, Quetzal, grazie. Togli la testa, Cribbio, che non passano i signori. Ah, mamma mia, che parto però. Allora, così a occhio direi che ci serve decisamente un altro Quetzal. Fammi vedere intanto come sei appeso, tesoro. È già carichissimo. È già carichissimo, ci sono solo questi due. No vabbè, no vabbè. Non ce la faremo mai. Ho un bruttissimo presentimento. Allora, tu ora ti parcheggi tipo qua, ok. Dai, ne mancano solo 4, ce la possiamo fare, contaci. Prego, Quetzal, te la taglio quella testa se non la sposti. Ah, vedi che con le buone maniere si ottiene tutto? Allora, starci a livello di spazio, quantomeno i megaterio ci stanno. È il peso il problema. Porca puzzola, il peso. Queste creature pesano veramente un botto, povero Quetzal. Ok, dai, ne manca solo uno. A spazio direi che va benissimo. I due Rex ovviamente però non possono venire con noi se abbiamo un solo Quetzal, quindi decisamente ce ne serve un altro. Ok, ma lo immaginavo. Togli il cacchio di becco. Toglilo, veloce, obbedisci. Ah, ok. Sì, a livello di spazio è tutto bene. A livello di peso manco per una cippa. Cioè sta bestia giustamente non si muove. Porca puzzolina, porca la pepetta. Va bene, allora iniziamo comunque a chiudere un po', così le bestie non mi cadono di sotto. E... sì, di qua non ci passo, grazie. Passiamo sotto la coda. Ah, gliene piazzo un paio qua anche al signorino. Mi sa che ho sbagliato tutto. Finestra di legno richiede supporto fondamenta. Porca puzzola, non me lo fa piazzare. Questo lo perdo però. Se rimane lì così non va mica bene questa cosa.
No, non va per niente bene. Quindi io qua non le posso piazzare qua di lato. Eh no. E allora non mi va bene questa cosa. Nope. Chi ce l'ha la sella? Scusate, signori. Ah, lei. Fammi vedere se riesco a spostare questi qua a sto punto e a distruggere i tetti qua sotto. No, non ci stanno, mi sa. Forse ci stanno, ma stretti, eh. È un po' tutta una mucchiata qui, una mucchiatona. Vabbè, meglio di niente. Ok. Quindi ora chiudo qui. E signori, mi dispiace, ma vi dovete stringere ancora poco. Qua bisogna fare un po' di manovre per far passare il signore, ma forse ce la facciamo. No. Si riesce a incastrare un attimo qui. Più o meno, povera bestia, è incastrata malissimo. E ovviamente ci cade di sotto. Vabbè, era abbastanza ovvio che sarebbe successo questo. Distruggiamo i due tetti. Vediamo di mettere un po' di pareti qua, così ci prendiamo bene le misure. E dovrebbe essersi... No, mamma mia, vedo solo pelo. Vedo solo pelo. Come esco da qui in mezzo? Soprattutto come sono passata. Cacca che galleggiano. Ok, dai che si è liberato un po' di spazio. Aspetta che ce la facciamo. Di nuovo però, farli salire bene. E poi? Cioè, una volta che li ho fatti salire, se tanto il quetzal non si muove, cosa combino? Niente, combino. Già quello si è compenetrato malissimo col pavimento. Sono già due. Questi mi cadono sicuro. Cadono sicurissimamente. Ok, allora, esserci ci siamo tutti. Fammi riprovare a prendere il volo. E ce n'è già due a terra. Quei due a terra, porca puzzole. Comunque il Quetzal non ha abbastanza peso. Dannazione, non ce la potrà mai fare. Mi serve decisamente un altro Quetzal. Sono ricomparsi i signori che mi erano caduti di sotto. Molto bene. Ok, anche con un solo Rex la cosa non è proprio del tutto fattibile. Nel senso che sì, per carità, riusciamo a spostarci. Però solo uno. Cioè, quanti Quetzal devo prendere per fare questa cosa? 3000? Non mi sembra il caso. Quindi per cui direi che o li portiamo a rate verso la capsula, oppure qualcuno resta a casetta. Dannazione, brutta faccenda. Allora, intanto facciamo scendere il Rex. Riesci a scendere, Cici? No? Fammi un po' di retromarcia. Non riesco più a far muovere il povero Rex. Ok. Allora. Stai calmo, però. Fermati. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Intanto ce ne torniamo. Vabbè, però Lillo, anche così sei lento che non ne puoi più, però, Allora, ce ne torniamo un attimo a quella pseudo base che ci siamo costruiti. Mi faccio un giretto col Tapi a vedere se troviamo, così per caso magari, l'altro Quetzal maschietto che abbiamo visto l'altro giorno. Così magari li faccio anche accoppiare. Ci abbiamo anche un terzo Quetzal. E poi secondo me qualcuno dovrà rimanere a casa. Mi dispiace, non possiamo portarli tutti. Che è un vero peccato, perché l'esercito in teoria serviva a quello. Potrei anche portarli direttamente a piedi, mi faccio seguire. Però perde un pochino di senso la cosa. Cioè, nel senso, lo scopo di aver preso il Quetzal era quello di portare l'esercito. Quindi non so, mi sembra... non lo so. Ci penso un attimino. Intanto ci facciamo un giro col Tapi. Tanto vedrai che non lo troviamo più col Quetzal, vedrai. Casa era per... di qua? Non lo so. Sì, qua dietro, proprio qua dietro. Fammi anche riparare il fucile, che ho appena visto che è mezzo disintegrato. E
facciamo anche la balestra, che non si sa mai. Anche se frecce ne ho 19, vabbè. La tapi, ci servono di nuovo i tuoi servigi. Facciamo che ci aumentiamo molto la stamina. Allora, noi l'avevamo visto per di là, però nel frattempo chissà che giri si è fatta sta bestia. Oh, niente, giriamo finché ne abbiamo voglia, poi al massimo li porto a piedi, dai, basta, ci siamo presi un Quetzal così, tanto per il gusto di... Eccolo! Maschio 58! È lui! Ok, bravo, scendi, Lillo, scendi. Appoggiamoci qua. Ok. Ce la possiamo farcela. Ok, vai Lillo, attaccami qua. Vai lì. Ok, pronti, siamo partiti, via con l'inseguimento. Come sempre Quetzal, mi raccomando, cerca di non farti pigliare dal mio tapi. Dai, molto bene. Così gli facciamo accoppiare, ci abbiamo anche il terzo Quetzal. E forse riusciamo a compiere questa missione improbabile. Questo, vero, quello dell'altra volta? Cioè non è che abbiamo... No, l'altro era una femminuccia, quella che abbiamo noi. Quindi va bene, no, tapi però buono. Ok, seguimelo di nuovo. Vai. Questa cosa che però bisogna ogni volta dirgli: no, fermati, no, non attaccarlo. Ok, ora attaccalo. Ah, che stress, ragazzuoli. Troppo in là, Lillo. No, non mi andare troppo in là, ti prego. Ok, così. Bravo. Gira. No. Buono tapi. Tapi. Cosa? Che succede? Ah, ok. Ha avuto un attimo di confusione il tapi. Sì, però Quetzal, vai un po' più veloce. Non farti pigliare dal tapi. E dai. Finché rimaniamo a questa distanza va più che bene. E c'è andato giù. Aspetta. No. Aia, che male. Ma che bel posticino che ti sei trovato, tesoro. Mi piace molto, complimenti. Ah, come ci siamo fatti malino noi, però. Meno male che non eravamo troppo in alto. Ok, allora, aspetta. Ah, con calma. Allora, io dovrei avere qua. Gruppo domani... No, stavo scherzando. Taming list, ok. Inconscio. E lui mi dovrebbe dire anche dov'è. Ah sì, me lo segna, guarda. Me lo tiene tracciato così. Ok, aspetta, fa vedere. Se io mi allontano un pochino, tipo andiamo per di qua, che magari mi vado a riprendere il cuffietto. Ah, mi rimane tracciato lì. Bellissima cosa. Bellissimissima cosa, mi piace molto. Ok, vediamo di riprenderci il nostro Anacleto. Lillo, aspetta, fammi far bere Ginetta prima di tornare di là. La
Minchia, guarda che figata, mi rimane tracciato. Mi piace moltissimo questa cosa, è molto molto figa, molto 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 figa. E ritrovato il Quetzal in men che non si dica. Ma che cosa bellissima che è questa, ma che cosa bellissima. Ok, vediamo di trovare uno stego per prenderci un pochino di Primate. Lala, lala. E un altro stego. Oh, ma grazie signore, grazie infinite. Grazie infinite. Oh, molto bene, finalmente anche il nostro secondo Quetzal si è addomesticato. Alleluia, ciao Lillo. Ciao, siccome sei imponente, mamma mia. Vieni tesoro, vieni che ti porto a casa. Che è per di là. Aspetta, aspetta, non mi infizzare col becco. Ok, molto bene ragazzuoli. Allora, adesso il piano è questo. Ora costruiamo una seconda base su questo Quetzal in modo da poter trasportare il maggior numero di bestie possibili. Lo facciamo accoppiare con la nostra Quetzal femminuccia, così almeno abbiamo un terzo Quetzal che all'occorrenza schifo non fa. E dopodiché andiamo finalmente, finalmente lo giuro, dopodiché cercherò di non tergiversare più. Andiamo finalmente a prenderci il drop, cioè finalmente la difesa del drop. Io però sto sbagliando strada, da dove Cribbio è casa? No, è tutto dall'altra parte, tutto dall'altra parte. Scusa Quetzal, ti sto facendo fare chilometri per niente. Il prossimo episodio però ve lo anticipo, potrebbe essere che non saremo su Extinction, perché come voi ben sapete è uscito Ark Genesis parte 2. Ebbene sì, allora noi non abbiamo fatto la prima parte di Genesis e di nuovo come per Extinction io ero, storcevo un po' il naso, ero lì che dicevo ma non lo so, boh, insomma troppa tecnologia, troppe cose lontane da quello che era l'origine di Ark, quindi non è che mi convincesse molto. Poi però ho visto le nuove creaturine che ci sono, ma c'è un ornitorinco gigante, io lo voglio, cioè voglio Ark Genesis parte 2 solo per quella bestia, sappiatelo. Quindi non prometto niente al 100%, perché comunque con la connessione del cellulare chissà se riusciamo a fare il benedetto download del gioco. Però se tutto va bene, addio piacendo, giovedì ci vediamo su Genesis. Speriamo, incrociate le dita e pregate per me. Lillo, tu ci segui, ce la facciamo? Sì, ce la sta facendo. Ascolta, io non c'è più spazio qua. Inizia a esserci troppa gente però, aspetta, aspetta, facciamo così. Ok, atterrami qua, atterra qui, atterra qui, atterra qui, proprio in questo punto preciso. Lillo, atterra. Aspetta, vediamo se riesco. Lillo, atterra. Sì, ce la fa. Okay, va bene, non è la posizione migliore del mondo, però va bene. Ma poverino, che posizione orribile, ma perché sei dovuto atterrare così? Vabbè, non voglio farmi domande. Va bene ragazzoli, allora per questo episodio io direi che la finiamo qui. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.